Direi che lo scorso episodio vi è piaciuto, quindi rieccoci qui a dare un'occhiata alle riprese più disturbanti catturate dai videocitofoni. Chiudete la porta a chiave e iniziamo subito. Come primo video voglio farvi vedere come un semplice insetto può scatenare il panico. Quando questo video è stato pubblicato sul web, le persone hanno iniziato a credere si trattasse di una figura paranormale ripresa alla luce del giorno. Guardando meglio, si può notare che si tratta semplicemente di un insetto appoggiato sulla videocamera, che dà l'impressione ci sia qualcosa di strano. Ho trovato curioso questo video, dato che ancora oggi qualcuno rifiuta di credere si tratti di un semplice animale, anzi continua a credere che sia qualcosa di molto più spaventoso. Voi da che parte state? Ora però, iniziamo a fare sul serio. Il 24 agosto 2018, a Montgomery, in Texas, questa donna ha iniziato a suonare svariati campanelli della zona nel bel mezzo della notte. Uno dei residenti, spaventato dalla visita inaspettata, decise di chiamare la polizia. Disse che una donna, che sembrava avere delle catene ai polsi, aveva suonato al suo campanello durante la notte. Pensava che fosse in pericolo o terrorizzata per qualche motivo. Così pensò di avvertire subito le autorità. Le riprese del videocitofono andarono virali, facendo notizia anche nella TV nazionale. Inizialmente nessuno riusciva ad identificare la donna, ma le indagini continuarono. Erano tutti preoccupati che fosse in pericolo. Il 29 agosto dello stesso anno, finalmente venne identificata. Si trattava di una donna di 32 anni, residente locale, la cui identità rimase nascosta per ragioni di sicurezza. Si sospettava che si trattasse di un caso di violenza domestica. E presto, un dettaglio inquietante si aggiunse alla già misteriosa vicenda. Una sera, qualcuno chiamò la polizia da una casa del posto per via di un potenziale pericolo. Quando gli agenti arrivarono e entrarono nella proprietà, trovarono il corpo di Dennis Ray Collins, che si era tolto la vita. Ma cosa c'entra con lei? Quella che vediamo in questa clip era la sua ragazza. In un'intervista disse che quella notte era particolarmente spaventata perché Dennis aveva provato ad abusare fisicamente di lei. Riuscì comunque a liberarsi dalle catene, scappando e chiedendo aiuto a tutte le case del vicinato. Nessuno le rispose. A quanto pare, la loro relazione era piuttosto travagliata e non era la prima volta che Dennis le faceva delle cose orribili, ma la donna dichiarò di averlo già perdonato. Nonostante tutto, pensava che lui fosse lo stesso Dennis di cui si era innamorata e che ancora amava. Questi episodi di violenza, per lei, erano solo una parte del suo carattere. Non si aspettava questo gesto estremo. Ma l'uomo, a quanto pare, non riuscì a sopportare che il video della sua amata spaventata a causa sua fosse diventato virale. Forse non volendosi confrontare di nuovo con la giustizia, decise di mollare tutto, letteralmente. Dico di nuovo perché Dennis era già stato arrestato nel 2000 per tentato abuso sessuale. È assurdo pensare cosa si può nascondere dietro un video. In questo caso alla fine siamo riusciti a conoscere la sua macabra storia. Tante altre volte però, la visione di alcuni filmati ci lascia solo con tante domande, la cui risposta forse è più agghiacciante di quanto possiamo immaginare. In un luogo sconosciuto degli Stati Uniti è stato registrato qualcosa di davvero strano. Il video mostra una strana donna che si comporta in modo particolare. Si avvicina lentamente al videocitofono quando viene interrotta da una macchina che passa. Cerca di comportarsi normalmente, così da non destare sospetti. Ma quando la macchina non c'è più, torna di nuovo ad avvicinarsi alla videocamera. Prova a morderla, il che non ha assolutamente senso. E sebbene possa trattarsi semplicemente di qualcuno che vuole fare uno scherzo,
Io non sarei esattamente tranquillo a vedere una persona così alla mia porta. In questo video, la camera riprende un uomo che si avvicina alla porta. Sembra abbia brutte intenzioni, ma anziché suonare o bussare, fa finta di farlo e si guarda indietro. A quanto pare, fuori dalla visuale, è presente un'auto che l'uomo guarda insistentemente, come per cercare approvazione. Secondo quanto detto dal proprietario di casa, l'uomo inizierà a parlare con qualcuno seduto in quella macchina poco più tardi. Sembra proprio che questo individuo fosse stato obbligato a fare qualcosa da quella persona in macchina. Chiaramente qualcosa che non vuole fare, dato che finge un'intera conversazione con il proprietario di casa. Nel mentre continua a guardare in direzione della macchina, per assicurarsi che chiunque fosse al suo interno lo vedesse parlare. Stavano cercando una persona di nome Matt, a quanto pare. Ma l'uomo, avendo finto questa conversazione, chiaramente non voleva che questo Matt uscisse di casa. Possiamo solo immaginare quali fossero le intenzioni dell'uomo in macchina. Sembra davvero chiaro che l'uomo senza maglietta fosse costretto a chiedere di Matt per qualche motivo. E in molti tutt'oggi credono che fosse stato in pericolo e che forse non sarebbe più tra noi se non avesse messo in piedi questa sceneggiata. Il 10 settembre del 2018, un uomo in Florida si è avvicinato alla porta di questa casa. Era chiaramente in uno stato alterato e aveva in mano un oggetto molto pericoloso. La clip è stata registrata alle 4 del mattino dal videocitofono dei suoi vicini di casa. La donna al suo interno, insieme ai suoi due bambini, notò l'uomo grazie alla notifica ricevuta che segnalava la presenza di qualcuno alla porta. Appena lo notò, prese i suoi figli e li nascose nel bagno. Immediatamente chiamò la polizia e suo marito, che era fuori città per lavoro. La polizia arrivò circa 25 minuti dopo e l'uomo venne arrestato. La donna che era in casa ha poi rivelato che la figlia di questo individuo pericoloso era andata a farle visita e le aveva detto che ultimamente aveva iniziato ad avere paura del suo stesso padre. Come bonus, ho deciso di farvi vedere questo video pubblicato su Reddit circa 7 mesi fa. Inizia normalmente, alla luce del sole, con una ragazza che torna a casa insieme al suo cane. Molto presto, però, ci si può accorgere che qualcosa non va. Un uomo l'aveva seguita ed era chiaramente intenzionato ad entrare nella sua casa. Prova ad aprire la porta, ma la ragazza l'aveva accuratamente chiusa a chiave per la paura. Nel video condiviso scrisse: "Sto ancora processando quello che è accaduto. Sembra surreale. In qualche modo sapeva che ero a casa da sola." L'uomo procede a mettersi dei guanti. Quando capì che non avrebbe avuto modo di entrare da lì, si diresse verso la porta sul retro. Intanto la ragazza si era rinchiusa in una stanza ed era al telefono con il 911. Quando una vicina di casa è uscita e ha guardato nella sua direzione, lui ha fatto finta di annaffiare il giardino, come se fosse stato assunto dalla proprietaria di casa. Appena la vicina tornò dentro, però, lui continuò a provare ad entrare. Il video finisce così. Non è chiaro come sia andata a finire la vicenda, ma credo proprio che l'uomo non sia più così libero di girovagare tra le case in questo modo inquietante. Solo un secondo in più passato fuori dall'abitazione sarebbe stato potenzialmente fatale per la ragazza. Sono contento che sia riuscita a reagire così prontamente, ma può capitare che non tutti siano altrettanto preparati. Chiudete sempre la porta di casa e state attenti. Comunque è assurdo che tutti questi filmati provengano dagli Stati Uniti. Per oggi, questi erano i video più disturbanti che ho voluto mostrarvi. Come al solito, fatemi sapere se li avete trovati spaventosi e se vorreste vederne degli altri. Io adesso però vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.